42. It's what you hearing, listen. Eccoci qua, Rovinari, Code, Pasquale, siamo qui per andare all'anteprima. Giornalisti, perché già altri siti hanno fatto questo fantastico evento gratuito, che sono stati veramente dei grandi, purtroppo erano fuori zona per noi, quindi ci accontentiamo di questa bellissima anteprima giornalisti a Milano, di questo film che ha avuto una storia direi fichissima. Innanzitutto diciamo, ecco, stiamo andando a vedere Deadpool. Esatto, sì. In anteprima stampa. Sì, l'ho già per scontato perché ero casato. A Milano, sì. Ma sì, manco sì, ci pensavo di sì, dire sì, cosa andiamo a vedere. Che andiamo a vedere, poi pensiamo. Andiamo a vedere Deadpool, che uscirà tra un paio di giorni. Esatto. E un filmone, a quanto pare, perché sì, è già uscito in America lo scorso weekend, il weekend di San Valentino. Rating R, tra l'altro. Quindi minori di 13 anni non possono andare neanche accompagnati. No, infatti. E un film che ha visto una storia un po' particolare. Sì, decisamente, che nasce nel 2011, in cui, diciamocela, in X-Men The Origin c'era già Ryan Reynolds che interpretava appunto questo supereroe, però non aveva convinto praticamente nessuno. Nel primo Wolverine c'è la presenza di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, che in realtà è stato veramente stuprato. Sì, l'arma X, hanno mischiato tutto con stellame grandi come le mani che uscivano. Sì, un mischione che veramente ha fatto veramente storcere il naso a tantissimi appassionati dei fumetti Marvel. Però non per l'interpretazione di Ryan Reynolds, no, che in effetti come attore si prestava a interpretare il personaggio. Ma che evidentemente ne è rimasto legato in qualche maniera, sì, al punto che se l'è preso a cuore la questione. E soprattutto lo volevamo in costume rosso e nero. Certo. E quindi da quello che sappiamo negli ultimi giorni, se non ricordo male, mi dicevi che ha svelato il fatto che lui fosse dietro questo Allora, nel 2011 venne richiesta praticamente una pre-produzione su un clip dedicato a Deadpool, dove effettivamente poter mostrare il personaggio in una maniera un po' più consona. E questa cosa qui venne realizzata nel 2011 molto bene, tra l'altro spaventosamente bene, fatto appunto molto bene per essere un test footage con lo stesso Ryan Reynolds come attore, il tutto poi dopo in realtà era rimasto in un cassetto. Esatto. Era stato commissionato dalla 20th Century Fox ai Blair Studios. Blair Studios. E qualche anno fa, come per magia, spunta online questo test footage dimenticato. Sì, a me questa cosa della magia, questa cosa che dicono ma è stato hackerato, mi puzza un po'. Facciamo così, facciamo finta che sia stato hackerato e vediamo cosa ne pensa. Proprio quello che ha dichiarato Reynolds in un'intervista da Jimmy Fallon al Tonight Show, in pratica è che lui stesso, a quanto pare, è stato l'artefice di questo leak. È stato lui a voler mettere online questo video per creare questa ondata di hype che ha smosso effettivamente i dirigenti della 20th Century Fox, che hanno deciso poi di far realizzare il film. Che si è concretizzato effettivamente in un vero e proprio successo. Sì, ma diciamo che a parer mio Deadpool dalla sua parte, anche Zoolander 2, adesso vi spiego un po' questa coppietta fantastica, hanno avuto questo marketing strepitoso. Sì, per la prima volta abbiamo visto un marketing strepitoso che era perfettamente corrispondente al tipo di personaggio che in questo caso era Deadpool, o idem per Zoolander 2. Quindi bravi, non so cos'altro dire. Ogni fondamentalmente volta, sai, l'abbattimento della quarta parete è stato ha fatto da volano un pochettino a tutto questo tipo di marketing di nuova generazione. In Zoolander c'è Ben Stiller stesso che ha trasformato il proprio profilo Instagram in quello di Derek Zoolander, andando in giro per il mondo pubblicando di ogni.
E invece per Deadpool c'è stata un'integrazione un pochettino più diffusa sia sul territorio sia sui social, che ha funzionato molto molto bene. Tanto proprio che appunto sta facendo sta distruggendo tutte le i record, le aspettative, sì, soprattutto sì, per un film rating R, un film Marvel di supereroi di quel tipo lì, che ha un pubblico comunque, non è il solito pubblico che può avere Capitan America o Iron Man, ma bensì un pubblico un po' di... Perché ricordiamo bene, qui ci parliamo di Deadpool, che è ambientato nel mondo degli X-Men, quindi nell'universo della 20th Century Fox. Esatto. E insieme a Wolverine, e insieme a... che segue in realtà quella che è il nuovo corso del mondo degli X-Men, che è stato azzerato nell'ultimo film con Giorni di un futuro passato, in cui Wolverine torna indietro nel tempo e azzera praticamente la timeline negli anni 70. Praticamente sì, hanno Singer ha usato lo stesso stratagemma di J.J. Abrams nel primo Star Trek, ed è riuscito così in un colpo solo a recuperare tantissimi personaggi che in realtà si erano persi con i primi film, sugli X-Men, Wolverine eccetera, facendo anche poi rinascere tutto quello che andremo poi a vedere sia in Deadpool sia nel prossimo X-Men Apocalisse, che promette molto bene anche quello, perché finalmente verranno fuori i nuovi mutanti, i soliti attriti, il solito Beautiful, però come piace a noi. Beh, ci devono essere, se no dov'è la storia? Le gnegnie non possiamo. Detto questo, direi che per adesso possiamo staccare. Sì. Siamo solo noi due per adesso, ma pian pianino raccatteremo gente in giro, perché siamo in autostrada, andiamo su verso Milano, per cui più tardi vi facciamo una sorpresina. Quindi, bella lì, noi andiamo, qui piove di brutto, ma ci sta. Vediamo di non schiantarci, ovviamente. La scena del motoscafo non ci piace mai ripeterla. No. E quindi, bella lì, dai. Bella lì. Ci vediamo dopo, vi mostreremo il film per intero, perché terremo la telecamera nascosta, sì, sì, pirateremo. E pirateremo. Perché ci sta col merchandise. No, non sì, è poi... abbiamo già quelli della Fox che sono già sotto casa, sì, infatti ci hanno dato loro le telecamere per poterlo fare. Credeteci, bella. Vi avevamo promesso una sorpresa e adesso, signore e signori, ecco la sorpresa. Caramba, anche Rando è con noi. Grande Codex Zombie con noi, sorpresone di quelle proprio fotoniche. Non se l'aspettava nessuno. No. Rando, tu che mi hai... diciamo le cose come stanno. Tu mi hai fatto conoscere Wolverine, ricordalo. Parliamo del 1988, credo, 87-88, sei stato tu l'artefice. Molti dei nostri lettori non erano neanche nei pensieri dei propri padri. Esattamente. Quest'uomo a me ha fatto conoscere gli X-Men e Wolverine, da lì poi è stato un po' un delirio. Ma questo Deadpool, guarda, non me l'hai fatto conoscere. Perché non me l'hai fatto conoscere questo Deadpool? Ma perché non lo conoscevo neanche io, perché in Italia, cioè, non era come oggi che con internet tutto, leggevi anche robe, era fatica. Tra l'altro anche Lucca c'era tantissima roba. Era un capannone, attendo struttura. C'era una dentro il palazzetto dello sport di Lucca, piccolissimo, tra l'altro tutti gli anni si vociferava questo ultimo anno, campamento, non c'era più nessuno. Infatti. E quindi dopo, insomma, Deadpool non è in... c'erano i corno, andavi a ricercare la stessista dei mercatini, dopo c'era la Star Comics, che aveva ricominciato con i supereroi, X-Men, Fantastic Four, l'uomo ragno, ovviamente così, e sto Deadpool era sempre un secondario, era stato introdotto con Cable. Come braccio destro facevano un pochettino, sai, il buono e il cattivo, un po' erano abbastanza affascinanti, però in realtà il personaggio di Deadpool aveva già le sue connotazioni, però in realtà alla fine non era ancora il Deadpool che conosciamo era oggi. Maturo, non era... sì, e l'antieroe
Sì, non esisteva ancora il termine anti-eroe. Sì, via, fondamentalmente. C'era Wolverine, forse che era quello un po' più marginale, ecco, un po' più cattivo. Buono Wolverine, come Madonna Wolverine. E quindi aspettative per questo film, Rando? Secondo te? Ma da vedere. Non è di J.J. Abrams, non è di Zack Snyder. Già quello direi che guadagni appunti, siamo oltre il 7, quindi direi. Se mantengo le promesse, il doppiaggio. Allora, c'è una cosa che purtroppo mi devo insistire un po'. Cosa è il doppiaggio. È il doppiaggio. Dillo ad alta voce. È il doppiaggio del cazzo. No, non si può dire del cazzo. Sì. Ti bippiamo. Praticamente guardando il trailer in italiano e guardando il trailer in inglese, cioè te ti rendi conto che questi doppiatori, cioè, hanno fatto le vocine sceme, capito? Cioè, c'è qualcuno gli ha detto qualcosa, gli ha detto oh, dobbiamo fare un film che fa ridere, fate tutti la vocina un po' da idioti. Perfetto, no? Secondo me c'è sempre una sorta di paura di non poter vendere quelle 4 proprio in più, o di poter avere quei 50 in più che dicono non vado al cinema perché è troppo di qua o è troppo poco di là. C'è sempre questo timore, quindi si deve sempre stare sul sicuro. C'è da dire che un personaggio come Deadpool in Italia è una vera novità. In America è già più conosciuto, è, come dire, fa già più parte della cultura pop. Novità per chi? Cioè, per il grande pubblico, magari. Per il grande pubblico. Cioè, andiamo da anni in tutte le convention, in tutte le fiere del fumetto, Lucca, Cartoomix. Io onestamente di gente vestita da Deadpool non riesco a contarla, tanta ce n'è, quindi mi viene da dire evidentemente è un personaggio conosciuto nell'ambiente. Perché Iron Man quando uscì, sembrava che guarda che cosa ha tirato su. Ma perché c'era cosa? Robert Downey Jr. Quando è uscito Iron Man, che cosa aveva fatto prima? È tornato con Iron Man Robert Downey Jr. Era l'avvocato di Ally McBeal, era quell'attore che era uscito l'attore da un ciclo di droghe, che sì, si era riabilitato. Cioè, non so, non riescono mai a decidere, sai cosa? Chi se ne frega, un po' come questo magro progetto della 20th Century Fox, che secondo me ci ha preso, ha detto senti un po', facciamo uscire questo film come deve uscire, e il coraggio di fare un film della 20th Century Fox, della Marvel, di età minore di 13 anni, per quanto sia un rating abbastanza restrittivo, ma comunque è un rating, hanno dimostrato che ha funzionato. Allora perché non può funzionare in America? Ha fatto 143 milioni di dollari nel primo weekend, ha battuto Star Wars episodio 3 Revenge of the Sith, no, al di là del che io sia un fan o meno, però ha battuto Revenge of the Sith, cioè rendiamoci conto della cosa. Adesso vedremo. Le aspettative, come dire, sono alte. Io sono preoccupato per il doppiaggio, perché comunque secondo me il doppiaggio appiattirà all'inverosimile. Ma io più che doppiaggio direi adattamento. Sì. Spesso noi diciamo andiamo contro i doppiatori, ma i doppiatori fanno il loro lavoro. Il doppiatore, sì, certo. Anche sì. Il direttore del doppiaggio fa il suo lavoro. È sempre chi adatta i testi, chi dà l'impronta di quello. È quello che è, diciamo, è sempre la parte un po' più delicata, che fondamentalmente è dovuta all'abitudine, al modo di porsi verso il grande pubblico. Sì, che non abbiano stemperato delle battute, che non abbiano La paura c'è, però già speriamo che anche a livello di testi, nel trailer si è già visto Trailer ne hanno dovuti fare due, una versione Red Band e una versione Green Band. Noi su Lega Nerd pubblicammo in agosto il primo trailer e fu molto criticato, però poi dopo comunque dovremmo spiegare perché era il Green Band quello che pubblicammo. Il Red Band ci comunicarono quelli della Fox che era in doppiaggio, e infatti uscì circa una settimana dopo. C'è da dire che non sappiamo ancora se il film è stato trattato in maniera Green Band o Red Band. Quello che sappiamo fino adesso, da informazioni di alcune sale cinematografiche, ci hanno detto che non c'è nessun divieto per i minori o minori tredicenni accompagnati, ok. Per cui pensiamo, ipotizziamo che forse il doppiaggio, l'adattamento in italiano sarà un po' più Green Band e un po' meno Red Band. E però, nella speranza non sia
tagliato. Che non sia neanche un po' di tagliato, paura c'è anche. Speriamo, incrociamo le dita. Vedremo, vedremo. Dettaglio importante, volevo aggiungere: alla fine del film ci sarà non una, ma ben due scene post-credit. Ah, ottimo, questo non lo so. Io so già cosa c'è, ma non ve lo dico. No, ma neanche per idea. Non ve lo dico. Vi dico solamente che una delle due scene già apre le porte. Hai detto tanto! Già apre le porte per un seguito, ma era abbastanza ovvio, no? Visto il successo. Visto il successo. Quindi dai, questa ci sta. Però non vi dico il dettaglio particolare. Non vedo l'ora di vedere Colosso, perché io sono sempre rimasto legato e nei film cinematografici di Hitman, che a me non hanno mai convinto al 100%, devo essere onesto. Perché sempre tornando al discorso di Nando, per me Wolverine era un cazzo di nano di 1,60 m, incazzato nero con la barba, brutto, arrogante, cattivo, non un mega figo di 1,90 m. Il miglior Wolverine di tutti è nella saga di 4 numeri, la mini saga, Havoc contro Wolverine, che si chiama Meltdown. Lì c'è una resa del Wolverine migliore, proprio è un abbinazzato. Proprio la faccia, proprio sì, credo. Sapete chi è il miglior Wolverine possibile, immaginabile da vedere in un film? Un attore, sapete chi un è attore? Wolverine? E dopo questo chiudiamo, ve lo dico? Vai, Tom Hardy. Punto. E lui è Wolverine. Alto un metro un cazzo. Tom Hardy ormai dovrebbe fare qualsiasi ruolo. Sì, qualsiasi. Fategli fare anche il principe Carlo. Tom Hardy numero uno. Va bene, dai. Vincerà l'Oscar alla faccia. No, minchia. Voglio vederla questa. No. Va bene, vabbè, vedremo. Comunque, adesso chiudiamo. Andiamo. E ci risentiamo tra un po', forse. Vediamo se facciamo un'altra sorpresina. Dai. Sì, vediamo. Perché di qua c'è un'altra sorpresa. Cioè, sì, secondo me è già al cinema. C'è Rando che nasconde le sorprese. Sì, sì, esatto. E quindi bella lì, ragazzi. Bella lì. Ci vediamo tra un po'. On your own, X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. Hit the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got to win. Break. Hey, yeah, I wanna shoot. Eccoci qua finalmente dopo la fine di questo films. Films. Dai, com'è? Allora, innanzitutto, calma. No, mi sono un po' faccio fatica a trattenere. Allora, l'hype era salito parecchio. Anche te, dove siamo? Perché non siamo in macchina? Ma lo diciamo alla fine dove eravamo, è più figo. Dillo adesso un po', no? Eravamo in macchina. Va bene. Ener Trip si fa in macchina. È come se fossimo in macchina anche qui. Siamo però una macchina. Siamo un po' in macchina. Intermedia. Una tappa intermedia, dai. Ci troviamo dove? Da Sueo. Dai ragazzi che ci stanno gentilmente ospitando di Sueo, nella figura di Terry, David Terenzi. Carlo, Calogero Albanese e Simo. Simone Montagnani. Yeah. Bella. Guardate il loro sito. Grazie per questa location. Sueo.com. Eravamo di passaggio qui a Modena e quindi ci siamo fermati. Sì. Esattamente, sì. Detto ciò, il film. Rado, dicevi che il live era un sacco. Siamo partiti che, sì, improvvisamente live era salito alle stelle, guardando i trailer e tutto. Sì. E quindi siamo andati su molto, ma molto ben propensi. Sì, decisamente sì. E quindi con la paranoia del ragazzi, quando abbiamo l'aspettativa così alta, di solito ne usciamo con la grossa rotta. Esatto, ti aspetti chissà cosa, poi il film. Invece è una roba totale! Hashtag e invece Deadpool, film dell'anno! Inarrivabile, una roba che non ci credi, bisogna che l'ho andata a vedere, non esiste, va visto. In testa della classifica, una volta c'era Avengers, Guardiani della Galassia, Iron Man, no, dimenticatevi, quelli sono film Marvel, questo è Deadpool, questa è la 20th Century Fox ha fatto una magia, è riuscita a dire, sentite un po', fate quel cazzo che vi pare con Deadpool, a noi non ci interessa niente, ed è stato fuori un capolavoro totale. Ah, ed è piaciuto anche a Rando, che di solito è sempre il più sempre triste in queste situazioni, esatto. E invece ho anche riso. Ma avevamo detto che avevamo un'ulteriore sorpresa ed ecco a voi la carra armata. Anche è con noi anche Antonio Moro. Wow, applausi. Cari amici di Facebook, yeah. Solo una parola per Deadpool, sì. Manina. Ricordatevi questa parola, tanta roba, film. Tanta roba. Manina, miglior scena del film. Assolutamente.
completamente. Sì, totale, epico. Se Gunn ci aveva convinto con Guardiani della Galassia prendendo un po' in giro tutto quello che era il cinecomics, Tim Miller lo prende per il culo a palate, prendendosi in giro anche lo... Anche, cioè, è metacinema, è quasi metacinema. È quasi metacinema. Sì, sì, sì. Una quarta parete abbattuta da un'altra quarta parete, mentre cioè, dice che abbatte la quarta 16 parete. 16 pareti. 16 pareti. Ma chi offre di più? Uno spettacolo. Due parole, manina e 16 pareti. Esatto. Esatto. Sì, 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 sì. Uno spettacolo. Comunque, dopo questa mega marchetta alla 20th Century Fox, meritata. Che dopo incasserò l'assegno, il film effettivamente merita tantissimo, sì. Andatelo a vedere. E abbiamo forse un po' esagerato, però è veramente un gioco. Beh, siamo sull'onda dell'entusiasmo, ovviamente. Esattamente, abbiamo appena visto. E di quelli che finisci dici lo vorresti rivedere subito. Sì, cioè sì, torno indietro sì. Che mi voglio rivedere delle robe che me ne sono persa, per carità. Sarà fonte di citazioni per anni a venire, ma profusione. Sì. Una cosa incredibile. Veramente un film pieno, zeppo. Dedicato a tutti, fondamentalmente. Sì, mondo nerd, nerd geek e gli appassionati di cinema godranno all'infinito, ma appunto per gli appassionati di cinema un po' più grandi con dei figli, il mio consiglio, se avete dei figli di 10, 11 anni, 9 anni, anche no, nel senso che finalmente la Marvel ha fatto un film per noi. Perfetta. E mentre cadeva la GoPro, chiudiamo, ma comunque perfetta. Tranquilli. Quindi se volevamo fare apposta non veniva. Yeah. Addio. Ok. Se è finito, mi raccomando, andateci che spacca. Alla grande. Spacca tutto. Spacca. Saluta. Ciao. Ciao. 42.